Oggi facciamo dei segnaposti naturali per cene estive davvero speciali. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Qui c'è caldissimo. Da voi come va? State andando a mare? Siete in campagna oppure avete optato per una vacanza in montagna? Nessun problema. Questo video va benissimo per tutti i luoghi che avete scelto. Infatti, oggi ci dedicheremo alla creazione di segnaposti per una bellissima cena estiva. Che sia in campagna, che sia al mare o in montagna, ognuno avrà il suo segnaposto personalizzato, low cost, bellissimo e unico. Dei pezzi unici che andranno a impreziosire e valorizzare le vostre tavole con un investimento veramente misero. E allora, prima di spostarci di là, clicca sulla campanella, iscriviti se non sei ancora iscritto per non perderti i futuri video e quindi spostiamoci sul piano da lavoro per vedere come si realizzano dei segnaposto davvero bellissimi. Ed eccoci pronti per creare i nostri segnaposto per le cene d'estate, facili facili con quello che troviamo attorno a noi. Intanto diciamo che ci occorrerà della colla, che può essere colla aceto vinilica oppure una pistola per colla a caldo con relativa stecca, o anche, e questa ci servirà, della colla vinilica. Per creare i bigliettini, il corpo della carta che sia abbastanza sostenuta, io uso il blocco della Fabriano Accademia che ha un bel colore avorio, un bel tono di bianco caldo e la giusta consistenza, è infatti una carta da 200 grammi. Rigata, una penna per brush lettering, uso queste della Pentel, che sono fantastiche, le avete viste, trovate la recensione sul canale. Scelgo il colore nero. Per tagliare la carta uso una scoring board, che è una tavoletta tutta con i binari da seguire per fare i tagli certi senza usare la matita. È una stecca d'osso, ma se non le avete, prendete forbici e righello, vanno bene lo stesso. Come base d'appoggio userò un tappetino millimetrato, un tagliabalza o un paio di forbici, una gomma da cancellare, una matita. Può giovare dello scotch biadesivo, ma non è necessario al 100%. E poi gli orpelli. Per il segnaposto tema mare userò delle conchiglie, della sabbia. La sabbia non l'ho presa dalla spiaggia, ma è la sabbia delle gabbiette degli uccellini, sterilizzata e pronta all'uso. E una perla, solo una, per ogni commensale. Per il secondo invece ci gioverà soltanto una foglia e io ho scelto l'eucalipto, che è proprio una pianta estiva per eccellenza. Mentre per il terzo ci occorrerà del legno. Io ho qui della corteccia di eucalipto che è caduta da un albero, l'ho trovata proprio ai piedi di un albero, era bellissima e l'ho raccolta, e forse anche una fronda di eucalipto. Non lo so, lo vedremo insieme, lo scoprirete insieme a me. Cominciamo subito. Allora, i miei segnaposto saranno larghi 7 centimetri, quindi guardate come funziona questa tavoletta. Punto la stecca d'osso sul 7, segno la riga e poi ripasso con la stecca d'osso in maniera più veemente e la carta automaticamente si taglia, ma si taglia con quella tipica, con quel tipico taglio sfrangiato della carta tagliata a mano, che è stupendo. Se non avete qualcosa per tagliare a mano la carta, tagliatela con le forbici. Guardate, questo è il lato dritto del margine. Prendete un tagliabalza e sfrangiate a mano il bordo e verrà comunque bellissimo. Simulerà il taglio, vedete? Non sarà uguale, ma sarà ugualmente elegante. Come altezza prendo un 11 centimetri. Piego a metà.
poi con la stecca d'osso schiaccio. La stecca d'osso serve per far sì che la piega venga certa senza grinzature sopra, e preparo i miei segnaposto. A questo punto decidiamo dove scrivere il nome. Prendo come riferimento 2 cm dalla base del mio cartoncino, così, da una parte e dall'altra, e traccio una linea sopra la quale scrivere il nome del commensale. Con una penna per brush lettering scriviamo il nome. Se volete imparare a scrivere con la bella grafia, quindi in lettering, potete trovare il corso di brush lettering qui su Arte per Te. Ve lo metto sulle schede informative. Adesso facciamoli asciugare ben bene. Adesso prendo il mio nome, pongo il righello al di sotto del mio nome di qualche millimetro e faccio un taglio che corra sotto il mio nome e sopra il mio nome. Attenti perché l'inchiostro ancora è fresco, quindi non poggiate il righello sopra la scritta, se no rischiate di portarvi dietro tutto l'inchiostro combinando un pasticcio. Prendiamo una bella foglia, io qui ho una bella foglia di eucalipto, di un bel verde, e mettiamola dietro al nome. E voilà, è il nostro primo segnaposto estivo, bellissimo, è molto fine, è pronto per adornare le nostre tavole in giardino. Per il segnaposto di Gabriele prendo della corteccia e la spezzo. E seguendo le linee dell'inclinazione del legno, cerco di accordarle con quello che è l'andamento del mio bigliettino. Quindi prendo la colla a caldo, bagno il bordo del biglietto e, facendo attenzione a non bruciarci, appoggio facendo star dritto il tutto. Quindi con dei piccoli residui, magari ne cerco una parte che abbia un bel colore, una qualche nodosità particolare come questa. Ognuno ovviamente verrà diverso, ma è proprio questo il bello di questi segnaposto. Attacco. E poi, per abbellirlo ulteriormente, prendiamo, sempre avendone a disposizione, una fogliolina, sempre con un punto di colla a caldo, incolliamola e diamo un po' di colore e un po' di vita a tutto questo grigiore. E anche il secondo segnaposto è pronto, bellissimo per le nostre tavole
magari in montagna, molto molto bello, richiama proprio gli elementi, sto facendo campagna, montagna, mare, tutte le situazioni, quindi campagna è quello destinato a me, montagna è quello destinato a Gabriele, adesso andiamo al mare col segnaposto di Enzo. Come prima cosa prendiamo la sabbia, con un pennellino prendiamo un po' di colla vinilica e passiamola sul bordo del cartoncino, così. Come vedete, ne sto passando un bel po', la sto lasciando bella copiosa. Quindi tuffiamo il cartoncino all'interno della sabbia. Uno. Ed eliminiamo l'eccesso. Se uno è minimal già così risulta veramente delizioso, ma noi non ci accontentiamo. Quindi apriamolo per evitare che i due lati si incollino e sul bordo mettiamo un punto di colla a caldo. Prendiamo una conchigliotta non troppo piccina e poggiamola, facendo attenzione che non esca dal margine, perché sennò poi non potrete più poggiare il segnaposto. Quindi mettiamo un punto di colla a caldo dentro la nostra conchiglia e tuffiamoci la perlina. Nella parte superiore prendiamo altre due conchigliette, quindi punto di colla anche qui. E posizioniamo le conchiglie una sull'altra, così. E anche il secondo leggiadrissimo e leggerissimo e fine, finissimo segnaposto è pronto. Quanto abbiamo speso per questi segnaposto bellissimi e super personalizzati? Nulla, zero si può dire, giusto l'idea. E allora, per una cena estiva al mare, per una cena estiva in montagna o per una cena estiva in campagna, il segnaposto che meglio s'accompagna. Bene, dopo questa bellissima rima vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao e buone belle cene estive a tutti. Ciao! Visto che belli i nostri segnaposto, semplici, eleganti, un po' minimal, ma riecheggianti di tutta quell'atmosfera che necessita per rendere speciale una serata che potrebbe essere normale. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciami un bel pollice in su e condividi il video. Vienimi a trovare su Instagram, Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, su Facebook, tra poco ricomincia la chiamata al corso di disegno di Arte per te, quindi allerta massima e venitevi ad iscrivere su Facebook, ma
Vi aspetto anche sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, il logo è questo qua, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a Gabriele, il logo è questo qua, se ti va di cercarlo. Me l'hai lasciato il like? Non dimenticartelo. Io ci conto e ti ringrazio se lo farai. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Buone vacanze ovunque voi siate. Rimanete con Arte per Te per tutta l'estate. Ciao!